La sostenibilità ambientale è il fattore chiave per attrarre e mantenere i turisti. Questa è la premessa da cui partire per affrontare e risolvere il problema della riserva naturale del Borsacchio, che non riguarda solo il territorio locale o teramano, ma l'intera immagine turistica dell'Abruzzo. È questa la posizione espressa dal presidente di Confesercenti Assoturismo Abruzzo, Gianluca Grimi, in merito alla delicata questione del ridimensionamento della riserva naturale del Borsacchio, deciso dalla Regione Abruzzo. Sostanzialmente va ad danneggiare quella che è l'immagine turistica della regione Abruzzo che abbiamo creato con grande e duro lavoro da anni, e adesso quello che si recepisce all'esterno della nostra regione è semplicemente un fatto: Abruzzo ha cancellato una riserva da centinaia di ettari per farne un fazzoletto. È una cosa non spiegabile ai turisti, non spiegabile ai tour operator che non comprendono e non capiscono i tecnicismi della situazione. Dobbiamo comprendere che quello che accade oggi in Abruzzo e nel resto è di livello mondiale. Non possiamo nascondere per parlare a noi stessi con dei tecnicismi il fatto che l'immagine che stiamo dando, il messaggio che sta arrivando al mondo del turismo italiano ed europeo è che l'Abruzzo ha cambiato rotta. Per Grimi serve una soluzione rapida ed efficace che permetta di riaffermare il valore della riserva naturale del Borsacchio, che da anni è stata promossa e valorizzata insieme al Parco Marino del Cerrano. Chiediamo alla politica semplicemente di ripristinare la situazione e che si possa promuovere il territorio teramano, la nostra regione, ma il territorio teramano in particolare, che con la riserva del Borsacchio e il Parco Marino del Cerrano aveva un connubio perfetto, si possa tornare a promuovere questo territorio come campione dell'ambientalismo. Però non si può neanche lasciare l'area del Borsacchio così com'era. Questo assolutamente no. Siamo noi i primi a dire che va resa possibile e fruibile per le attività, per le famiglie, per coloro che ci abitano, ma anche in prospettiva futuro per l'utilizzo come riserva occorrono degli interventi e la possibilità di agire. Ma in questo momento non dobbiamo noi dire alla politica quello che deve fare e che avrebbe dovuto essere fatto da decenni. Semplicemente non si può ora far pagare al turismo un prezzo che è competenza della politica, la quale deve immediatamente risolvere questo danno d'immagine.